Care telespettatrici e cari telespettatori, ben ritrovati. Pronti a lasciare le auto in garage e vivere un Natale sobrio in compagnia dei familiari più stretti? Safe Drive si augura che in queste settimane che separano dall'arrivo di Babbo Natale, la stretta della tenaglia Covid-19 si attenui e si arrivi a norme meno rigide. Intanto, in attesa dei regali, Safe Drive si congratula con Angelo Sticchi Damiani, eletto per la terza volta alla guida dell'ACI, l'Automobile Club italiano. Leccese, sposato e padre di due figli, ingegnere civile e stimato progettista di infrastrutture stradali, Sticchi Damiani ha dato un impulso alla digitalizzazione dei servizi ACI, con l'80% delle operazioni già richiedibili da remoto via mail o PEC. Sul versante sportivo ha potenziato le gare automobilistiche ed è stato in grado di mantenere in Italia le più importanti competizioni internazionali come il GP di Monza di Formula 1 e si è schierato a favore degli automobilisti. Ha definito un errore scrivere nel nuovo codice della strada che la durata del giallo semaforico debba essere almeno di 3 secondi, perché l'individuazione della giusta durata del giallo deriva da un calcolo complesso e unico per ogni incrocio. Ha criticato la possibilità di installare l'autovelox perfino sulle strade locali dove vige il limite di 30 km orari. Utile per limitare la velocità degli utenti nei punti pericolosi, diventa diseducativo, magari installato per far cassa e nemmeno correttamente segnalato. E ora, buona visione! Sono già trascorsi 18 anni di onorato servizio. Oggi, con la maggiore età, chi ha Sorrento diventa più matura e più sensibile all'ambiente. La quarta generazione della SUV coreana, infatti, sceglie esclusivamente la motorizzazione ibrida. Ma non per questo manca la possibilità di scegliere la Sorrento più idonea alle proprie necessità. Si può considerare la sola trazione anteriore o quella a quattro ruote motrici. Anche l'ibrido è offerto in due diverse declinazioni. Full Hybrid, ovvero la tecnologia ibrida che non necessita di attaccare la vettura alla presa di corrente, oppure la ormai classica plug-in, quella con il filo della corrente, per intenderci, che arriverà però solo all'inizio del prossimo anno. Abbiamo detto che Sorrento è cresciuta per il suo 18° compleanno e questo riguarda anche le dimensioni. Il passo è stato allungato di 3,5 cm e la capienza del bagagliaio ne risente, più 32% rispetto a prima. 179 litri in configurazione a 7 posti, da 608 a 813 litri in quella a 5 posti, a seconda di quanto si fa scorrere la seconda fila, e 1996 litri se si viaggia in due. Il sistema propulsivo Full Hybrid integra un motore turbo benzina di 1,6 litri da 180 cavalli e un'unità elettrica da 60 cavalli, alimentata da una batteria a polimeri di ioni di litio da 1,49 kWh. Complessivamente si hanno a disposizione 230 cavalli e una coppia di 350 Nm gestiti da un cambio automatico a 6 rapporti. È soprattutto in partenza e nelle accelerazioni che il propulsore elettrico dà una mano a quello endotermico e se la batteria è sufficientemente carica si toccano i 120 km orari a zero emissioni. A proposito di velocità, quella massima raggiunge i 193 all'ora. Si toccano i 100 all'ora in 9 secondi e in media basta un litro di benzina per percorrere 18,2 km. E poi ci sono le emissioni. In fondo il concetto di ibrido gira tutto intorno a questo. Per chi ha Sorrento sono dichiarati 129 grammi per chilometro di CO2, un risultato notevole se si considera la massa di ben 2000 kg. In sostanza la catena cinematica si rivela adeguata alla mole e al peso. Ci si può anche divertire usando le diverse configurazioni di marcia, Eco, Smart e Sport, anche se quest'ultima mantiene inalterato, non poteva essere altrimenti, un certo relax nella guida. Il capitolo sistemi tecnologici è particolarmente ricco ed era anche prevedibile. In fondo, Sorrento vuole rappresentare una sorta di ammiraglia del marchio. Tra i tanti sistemi citiamo i due più insoliti quanto utili: quello che impedisce l'apertura delle porte posteriori se ravvisa qualche pericolo in avvicinamento e quello che riproduce nella strumentazione la vista a 180 gradi dietro alla vettura quando si aziona un indicatore di direzione. Il prezzo della nuova Kia Sorrento parte da 44.500 fino a raggiungere i 54.500 euro.
la scelta di proporre sul mercato italiano la sola versione ibrida si inserisce perfettamente nella strategia a lungo termine di Kia, che prevede entro il 2025 anche 11 nuovi modelli full electric. Secondo indiscrezioni, il primo sarà una SUV e la vedremo entro la fine del 2021. Renault E-Tech è una vera rivoluzione copernicana. Sviluppato in casa, Renault ha pensato elettrico fin dall'inizio, partendo dal motore elettrico per aggiungere quello termico e non il contrario, come avviene di solito, ottenendo così 150 brevetti. Per questo Renault E-Tech parte come un elettrico, accelera come un elettrico e rigenera energia come se fosse un elettrico. Per celebrare i 30 anni appena compiuti della vettura straniera più venduta in Italia, la Clio che vedete alle mie spalle, viene introdotto il Full Hybrid E-Tech su questa icona, superando così un nuovo traguardo. L'esperienza elettrica di Renault è stata applicata su Clio E-Tech, permettendo alla vettura l'avvio sistematico al 100% elettrico, le accelerazioni immediate come se fosse un veicolo elettrico, il recupero di energia che poi è massimizzato dal sistema B-Mode ereditato da Zoe e infine elevate capacità di ricarica della batteria. L'esperienza della Formula 1 è stata applicata su Clio E-Tech massimizzando le sue prestazioni, ereditando il sistema di recupero dell'energia e il suo riutilizzo. Ma la grande novità è questa rivoluzionaria trasmissione automatica multimode con innesto a denti, priva di frizioni, che arriva proprio dalle nostre monoposto, una novità assoluta per i veicoli di serie. La tecnologia Full Hybrid di Clio E-Tech prevede un motore termico di nuova generazione, due motori elettrici e una batteria da 1,2 kW associati all'innovativa trasmissione multimode con innesto a denti che arriva dalla Formula 1. Il recupero energetico in frenata permette di ricaricare la batteria praticamente gratis, ma anche di evitare di usare i freni con il B-Mode e quindi di consumarli. Dopo aver recuperato l'energia, questa viene riutilizzata per fare andare l'auto senza consumare benzina. Si può guidare in modalità full electric o termica e se la potenza termica eccede il bisogno, la batteria si ricarica da sola, accumulando energia per essere utilizzata in un secondo momento. Grazie a questo Clio E-Tech può circolare fino all'80% del tempo in città in modalità full electric, con una riduzione dei consumi fino al 40% rispetto al motore termico in ciclo urbano. Dunque non è solo efficiente, ma è anche divertente. La modalità elettrica, anche con forte accelerazione, può arrivare fino a 75 km orari e la disponibilità della coppia all'accensione e in accelerazione è immediata per un risultato davvero sorprendente. Con emissioni inferiori a 100 grammi di CO2 al chilometro, gode degli incentivi statali e a volte anche regionali e dei vantaggi riconosciuti dalle amministrazioni locali per quanto riguarda la guida elettrica, come l'esenzione del bollo, le strisce blu gratuite, la circolazione nelle zone a traffico urbano e tanto altro. Disponibile a partire da 21.950 euro, Clio E-Tech Full Hybrid gode degli incentivi previsti dallo Stato di 1.000 euro o 1.750 euro in caso di rottamazione, con vantaggi che possono arrivare oltre i 5.000 euro. Buonasera anche da parte mia agli amici di Safe Drive e benvenuti qui nei nostri studi, come sempre in compagnia dei nostri ospiti, ovviamente in collegamento. Vado subito a introdurre il primo ospite di questa puntata, in collegamento da Roma, Eugenio Blasetti, responsabile Press Relation di Mercedes-Benz Italia. Buonasera Eugenio, grazie di essere collegato. Buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Ti chiedo subito Eugenio, mercato auto sicuramente naturalmente in difficoltà nuovamente, però rispetto al primo lockdown, dato importante, le concessionarie sono rimaste aperte. Quanto può aiutare questo aspetto?
Ecco, hai fatto bene a dirlo perché non è emerso in maniera chiara, perché le concessionarie, come altri luoghi che sono diciamo molto ampi, in cui non c'è assembramento, salvo che nei giorni in cui ci sono questi grandi eventi, weekend, porte aperte, che naturalmente vengono totalmente esclusi in questo momento. Quindi le concessionarie rimangono aperte, sia perché hanno un ruolo fondamentale nell'assistenza delle autovetture, dei veicoli industriali, dei truck che servono diciamo, per la vita operativa, industriale, produttiva del nostro paese. Il fatto che abbiano cancellato tutti i saloni internazionali più importanti e in realtà abbiamo confermato Padova, ha creato una sorta di paradosso, perché la classe S, la nuova classe S, quella che arriverà diciamo nei concessionari a gennaio, ha fatto il suo debutto internazionale, quindi l'unico luogo dove era possibile vederla dal vivo nel mese di ottobre è stata Padova, la Fiera di Padova, e questa è una cosa che non accadeva dal 1996, quando fu presentata al grande Salone di Torino, che una volta esisteva e che era un salone internazionale di gran rilievo, fu presentata la SLK. Certo, e beh sì, hai citato un esempio un po' particolare, quello di Padova, Salone Automoto d'epoca, che è stato probabilmente l'unico evento fieristico al chiuso che è riuscito ad andare in scena quest'anno, peraltro dedicato a un settore automobilistico che, come giustamente ricordavi, in termini di fiera fa sempre più fatica, no, a creare quel tipo di concetto. Mercedes c'era, classe S, che arriverà sul mercato a gennaio. Classe S, che cosa rappresenta all'interno del mondo Mercedes per voi? Beh, classe S da sempre rappresenta il top del, non soltanto per me di Mercedes, ma il top del mercato automobilistico. È la palestra sulla quale vengono introdotte le più importanti innovazioni automobilistiche. Quindi è un momento interessante per aprire un po' lo sguardo su quelle che saranno le innovazioni che diventeranno patrimonio di tutti entro qualche anno. Noi siamo andati a Padova non per la classe S nuova, ma per parlare dell'innovazione degli ultimi 70 anni di innovazione dell'automobile, quindi dal dopoguerra in poi, attraverso le classi S. Un rinnovamento per classe S che passa anche dal design esterno, nel senso che c'è stato, come dire, uno sforzo importante nel cambiare anche un po' il connotato a livello di design, no, di questa vettura. Oltre a questo aspetto però ti chiedo anche, quanto è esigente il cliente di classe S? Perché qui si potrebbe aprire un mondo, no, da questo punto di vista, una vettura che ha tanta tecnologia, tanto comfort, lusso, e quindi i parametri si alzano molto, no? Questa automobile effettivamente si rivolge, ha proprio l'ambizione di essere l'automobile migliore del mondo, e quindi è giusto che i nostri clienti in qualche modo ci mettano alla prova per testare quanto effettivamente questa affermazione, questa ambizione sia rispondente al vero. La classe S è un'automobile che soddisfa tutti i sensi, quindi è una spa su quattro ruote, quindi con la cromoterapia, l'aromaterapia, 10 possibilità di massaggio con la musica che si adatta al mood dell'occupante. Ma il grande salto è quello tecnologico, la digitalizzazione qui fa veramente un salto in avanti. L'MBUX, quello della classe A, quello di Mercedes, per intendersi, qui passa alla versione 2.0. E in questo caso, diciamo, l'intelligenza artificiale, il dialogo tra gli occupanti e la macchina diventa molto più ampio. Non solo per tutti gli occupanti sono 5 schermi, alcuni OLED, alcuni 3D, ma tutta la macchina reagisce e capisce, sono delle telecamere che interpretano il linguaggio del corpo degli occupanti della macchina e l'illuminazione, un po' come era Kit, quindi supercar degli anni 80, in realtà l'illuminazione delle macchine, 250 LED, in qualche modo sottolineano la voce e la trasmissione delle comunicazioni tra la macchina e gli occupanti. E poi ci sono dei sistemi incredibili che sono quelli della visualizzazione. Oggi
per chi guida, la realtà aumentata, che chiarisco un po' che cos'è perché non tutti hanno capito, la realtà aumentata sono delle immagini, io su un video, in questo caso diciamo sul parabrezza o proiettata sulla strada fino a 100 metri avanti da dei fari potentissimi da 2,6 milioni di pixel, in realtà l'immagine viene condita da tutta una serie di indicazioni, quindi la realtà diventa più comprensibile attraverso delle frecce, attraverso dei riquadri, quindi l'utente è molto facilitato per interpretare quello che sta vedendo, magari viaggiando ad alta velocità, attraverso delle indicazioni che sono però molto molto semplici e quindi non lo obbligano a distrarsi e a guardare un altro schermo, ma direttamente condiscono e rendono più esplicita quella che è la sua visione della realtà. Poi fa il suo debutto anche un altro sistema incredibile che è le ruote posteriori sterzanti di 10 gradi, perché le ruote posteriori sterzanti sono una cosa oramai vecchia, ma 10 gradi in manovra non le ha mai fatte nessuno. Cosa offre Classe S in termini di motorizzazioni? Qual è l'orientamento di Mercedes? C'è in atto chiaramente da parte vostra un'evoluzione, no, verso l'elettrificazione che arriverà nei prossimi anni a completamento della gamma. Classe S come si inserisce in questo tassello di sviluppo? Allora, diciamo che arrivano subito due motorizzazioni mild hybrid 48 volt, che sono la 450 e la 500, e sono 6 cilindri, perché in realtà in questo un altro degli elementi per la riduzione, diciamo, delle emissioni è quello del downsizing. Poi due diesel, il 350 e il 400, e sono i diesel di ultimissima generazione, quelli con un sistema di abbattimento delle emissioni incredibilmente sofisticato, e l'abbiamo dimostrato in test che stiamo portando in Italia con Bosch, e abbiamo visto che in realtà queste macchine, nelle situazioni di grande inquinamento, emettono così poche emissioni allo scarico che quando l'aria è particolarmente inquinata, quello che emettono è di qualità migliore rispetto a quello che hanno aspirato. Arriveranno anche l'anno prossimo le versioni, la versione plug-in hybrid, quindi con 100 km di autonomia solo elettrica, e questa è una gran rivoluzione, perché oggi con automobili con questa autonomia, con ibride plug-in, con questa autonomia, beh, in realtà il confine con la macchina full electric diventa molto molto labile. Io ti ringrazio per essere stato con noi, seppur collegato da Roma. Sicuramente appuntamento a una delle prossime puntate di Safe Drive, sperando chiaramente di ritrovarci in un momento anche di attualità migliore. Un saluto quindi e un ringraziamento a Eugenio Blasetti, responsabile della comunicazione di Mercedes-Benz Italia. Grazie Eugenio di essere stato con noi. Grazie a voi. E noi proseguiamo pure con la puntata di Safe Drive. Car Influencer per un giorno arriva la nona puntata della stagione. Questa volta Elena Giavere e il suo ospite testeranno una SUV francese, Peugeot 2008, un'auto decisamente innovativa nel suo segmento. Linee dinamiche e sportive e, all'interno, dimensioni generose nonostante la compattezza. E ancora l'inconfondibile iCockpit e tutta la tecnologia per una guida autonoma di secondo livello. Sono tante le caratteristiche di Peugeot 2008, premiata recentemente come Auto Europa 2021. Chi sarà l'influencer che salirà a bordo di 2008 con Elena Giaveri? La novità più eclatante delle rinnovate Peugeot 308, berlina a 5 porte e station wagon, si scopre salendo in vettura. Si tratta del nuovo cruscotto completamente digitale, con head-up display e uno schermo da 10 pollici. Un altro passo avanti dopo 51 anni di onorata e prestigiosa carriera, in cui questa vettura si è tenuta costantemente al passo coi tempi. Lo si può vedere in un'animazione che mostra l'evoluzione di questa auto di famiglia a partire dalla 304, che fu lanciata nel 1969, la 305 progettata da Pininfarina, l'elegante 306, prima berlina a due volumi offerta con motore turbo diesel e le ruote posteriori sterzanti,
la spaziosa 307, prodotta in 3,7 milioni di esemplari, e si conclude con l'ultima 308 del 2020, nella nuova livrea blu Vertigo tristrato, con le ruote Zircon da 16 pollici a rifinitura diamantata. Dimensioni immutate per la nuova 308, eppure modello capace di offrire una dotazione standard che comprende al centro della plancia un display a sfioro, a colori e alta definizione da 9,7 pollici. Agli automobilisti più cool, Peugeot propone il Black Pack, disponibile sui modelli GT Premium. Black Pack sostituisce la maggior parte degli elementi cromati, tra cui mascherina e logo leone anteriore, cornici di frecce, fendinebbia, vetri laterali, con altri nero lucido. Nel bilancio della casa francese la 308 ha un alto valore. Se in Italia berline e station wagon di questa categoria sono state messe all'angolo da crossover e SUV costruite sulle medesime piattaforme, in Europa godono ancora di un buon successo e molti automobilisti prediligono la berlina a 5 porte per la sua maneggevolezza, i consumi, la facilità di guida, il comfort nei lunghi viaggi. Mentre i clienti della versione familiare aggiungono a queste doti la capienza di 620 litri del baule, perfetto per le vacanze e per il lavoro. A proposito di lavoro, non è un caso che la 308 navighi ai livelli alti nelle classifiche dei modelli scelti come auto aziendali, specialmente nella versione station wagon. Insomma, un modello collaudato, ricco e sicuro, equipaggiato con una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida. Il cruise control, per esempio, è davvero prezioso grazie alla funzione stop and go che mantiene la distanza di sicurezza dal veicolo che precede fino a fermarsi. Parcheggiare diventa un gioco da ragazzi aiutati dal sistema Vision Park 1 con telecamera posteriore che monitora a 180 gradi cosa c'è dietro. La distrazione può essere perdonata attraverso l'angelo protettore che frena al posto del conducente se si rischia un impatto, dall'avviso che comunica che si sta lasciando la corsia di marcia, dal sensore che avverte che c'è un ostacolo nell'angolo cieco, dal dispositivo che registra i limiti di velocità e li ricorda a chi sta al volante. Infine, i motori, aggiornati per rispondere alla normativa antismog Euro 6D, sono 4. 1200 3 cilindri turbo benzina PureTech da 110 e da 130 cavalli, 1600 turbo benzina PureTech da 263 cavalli, 1500 turbo diesel Blue HDI da 130 cavalli. Il listino parte da 22.700 euro, il cambio automatico costa 2.000 euro, la wagon 1.000 euro più della 5 porte. Ci sono auto che sembrano progettate apposta per entrare a far parte del mondo del lavoro, come le berline di rappresentanza e da lunghi viaggi e le familiari da grandi carichi, perfette per ricoprire il ruolo di company car. Il loro identikit è composto da un prezzo onesto e da costi di uso e manutenzione ridotti, ma anche da numerose chicche tecnologiche capaci di ingolosire anche chi di macchine ne ha avute talmente tante da dare tutto per scontato, raffinatezze comprese. Caratteristiche che calzano a pennello alla Opel Insignia, che dopo 3 anni di ottima carriera ha deciso di acquisire le tecnologie più aggiornate. Una scelta ancora più azzeccata se nella miriade di motorizzazioni e allestimenti disponibili si sceglie la soluzione più aderente alle proprie aspettative e necessità. Il top di gamma nell'offerta diesel è il 4 cilindri 2000 da 174 cavalli e 380 Nm di coppia. Lo affianca il 3 cilindri 1500 da 122 cavalli, 300 Nm di coppia. Il 4 cilindri benzina 2000 scatena 200 cavalli e 350 Nm di coppia, mentre la Insignia GSI, la sportiva della famiglia, è equipaggiata con un 4 cilindri 2000 da 230 cavalli e 350 Nm. Il cambio automatico a 8 rapporti e la trazione 4x4 sono riservati ai motori benzina. Da notare che questi propulsori di ultima generazione vantano un taglio ai consumi di carburante del 18%. Il primo approccio è ovviamente quello visivo. La carrozzeria della Insignia Grand Sport, la berlina, è classica, elegante, con quel pizzico di aggressività che non guasta mai e con i designer che hanno fatto un buon lavoro riuscendo a rendere filante la linea di un'auto che ha come misura saliente una lunghezza di 490 cm
è larga 186 e alta 145. Il vano di carico ha una capienza nella berlina di 490 litri e nella Sports Tourer, cioè la familiare, di 560 litri. Abbattendo lo schienale del divano posteriore si può arrivare rispettivamente fino a quota 1450 e 1665. Mica male, è la dimostrazione ambulante che sul piano dello spazio disponibile le vecchie care giardinette restano una spanna sopra le crossover che oggi vanno tanto di moda. Ora un'occhiata all'estetica, dove non si vedono cambiamenti rivoluzionari. È stata ridisegnata la griglia, un po' più grande, con una trama diversa, dove troneggia il fulmine simbolo della casa. Un importante aggiornamento tecnologico riguarda i fari, ora sottilissimi, e della serie Intellilux LED Pixel, capaci di squarciare le tenebre più dense e che si fanno riconoscere per una firma luminosa realizzata con 168 LED. L'intenzione dei designer di rendere il muso più autorevole si manifesta anche sul fascione inferiore con i fendinebbia spostati alle estremità e la griglia di aerazione più larga. Inoltre, Insignia è dotata di un'ampia gamma di tecnologie d'avanguardia. La berlina Grand Sport e la Station Wagon Sports Tourer montano per la prima volta la retrocamera digitale, che migliora ulteriormente la sicurezza. Insieme con l'assistente alla retromarcia basato su radar, il sistema avvisa se sono presenti veicoli quando si esce da un parcheggio in retromarcia. La gamma dei sistemi di assistenza alla guida comprende anche l'allerta incidente con frenata automatica di emergenza e riconoscimento pedoni e lo head-up display. Il comfort si distingue per i sedili certificati AGR, particolarmente comodi e personalizzabili, e per la dotazione di infotainment grazie ai grandi schermi a sfioro e allo schermo del cruscotto, che permettono a guidatore e passeggeri di essere sempre connessi nel miglior modo possibile. Prezioso il navigatore dotato della funzione di navigazione predittiva, che verifica il percorso migliore valutando il traffico in tempo reale. I prezzi. Insignia Grand Sport costa da 34.500 euro. Insignia Sports Tourer parte da 35.500. Amici di Safe Drive, benvenuti qui in studio per le nostre consuete interviste. Andiamo subito a presentare il nostro ospite di oggi. In collegamento da Milano, Andrea Crespi, Managing Director di Hyundai Motor Company Italia. Buonasera Andrea, grazie di essere con noi, anche se solo virtualmente. Buonasera a te Alessio e a tutti i tuoi ascoltatori, tutti gli amici di Safe Drive. Andiamo subito a scoprire le novità, no? Perché proprio in questo momento così complesso voi avete da pochi giorni, ed è già disponibile sul mercato, lanciato una nuova vettura, segmento medio-piccolo, Hyundai i20. Allora, ti chiedo subito Andrea, che cosa rappresenta per voi questo modello? Perché di numeri con questa auto ne avete fatti tanti in Italia. Sì, siamo ormai alla terza generazione, come ti dicevo, dopo aver lanciato l'i10 all'inizio dell'anno, adesso ci apprestiamo a lanciare tutta una serie di prodotti, appena stata introdotta la nuova famiglia i30, adesso arriviamo con l'i20, poi rinnoveremo tutta la gamma SUV, questo entro la fine dell'anno. Quindi direi un momento di grande entusiasmo, di grande lavoro da parte del team Hyundai, e arriviamo sul mercato con questo prodotto estremamente importante. Si tratta della nostra proposta di segmento B, nell'i20, completamente nuova, è una vettura completamente nuova che si affaccia nel mercato più importante che c'è in Italia, e ci sono, diciamo, tre fattori chiave che portiamo sul mercato con grande convinzione. Prima di tutto le motorizzazioni completamente nuove. Oltre a questo, naturalmente, proponiamo, così come avevamo già fatto sull'i10, tutta una serie di elementi di sicurezza che non sono veramente automatici in questa di avere questa dotazione così ampia in questo segmento, e invece noi la introduciamo, e molti mi hanno detto, vedendo questa vettura che sembrava quasi guidare una vettura di segmento superiore, in realtà è una vettura molto compatta con tanto spazio dentro e che ha sicuramente dei nuovi standard di riferimento per il mercato. Senti, motorizzazioni ibride sulla nuova Hyundai i20 a conferma di un processo, no, di, definiamolo così, elettrificazione, no, che state percorrendo, che ha già avuto anche delle evoluzioni sostanziali, pure, no, mi riferisco a Kona per esempio.
Come sta andando da questo punto di vista? Ma guarda, il processo di, hai detto bene, di elettrificazione e anche di vendita e aumento dell'elettrico sono degli elementi assolutamente chiave per Hyundai e per le proposte che facciamo. Come sta andando? Direi molto bene, perché questa sono, c'è una domanda, c'è una richiesta di questo tipo di motorizzazioni estremamente, estremamente alta che sta crescendo anche nell'elettrico. Il mercato elettrico ha raddoppiato sempre negli scorsi, diciamo, 2-3 anni. Quest'anno forse non raddoppierà, ma diciamo il prossimo anno forse non raddoppierà, però comincerà ad avere un, diciamo, tra un 40 e 50 mila vetture vendute, quindi comincerà ad avere dei volumi significativi. Io credo che oggi l'offerta di un grande costruttore come Hyundai non possa prescindere dal fatto di offrire tutta una serie di motorizzazioni che sono, come hai detto te, o elettrificate o elettriche. E tra l'altro ti vorrei ricordare che noi siamo l'unico brand nel mercato che offre proprio da diciamo tutte le alimentazioni presenti sul mercato elettrificate o elettriche, perché andiamo dal mild hybrid fino all'idrogeno, passando appunto per il full hybrid e per l'elettrico puro. Ecco, nessun altro ce l'ha, e questo vorrebbe, per noi rappresenta sempre un punto di riferimento, perché vogliamo essere riconosciuti come un brand che offre tanta tecnologia, facendo anche e supportando in maniera molto molto decisa la mobilità sostenibile. Che strategia avete messo in atto con Hyundai 20? Siete stati fedeli un po' al vostro imprinting classico, definiamolo così, oppure, visto il momento, c'è uno sforzo maggiore da parte vostra per supportare chiaramente i concessionari, ma poi anche la vendita finale, quindi l'acquirente? Ma guarda, io credo che al di là dell'approccio classico, quello che conta oggi è dare tanto valore, no? Perché oggi si vedono tanti prezzi, si vedono tanti sconti, però poi dopo non c'è una vera, secondo me, identità tra prezzo e valore. Il nostro focus è stato quello di consegnare tanta sostanza, tanto valore al cliente, come dicevo prima, attraverso le motorizzazioni, attraverso la tecnologia di bordo, attraverso le opzioni di sicurezza. E poi, Alessio, tanta semplicità. Se tu guardi il listino dell'i20, vedrai che è veramente semplice. Ci sono due motorizzazioni, un 1284 cavalli manuale, che diciamo è il nostro benzina normale, che sicuramente riscuoterà un grandissimo successo. Poi passiamo al 48 volt e poi al cambio automatico. Quindi grande semplicità, due allestimenti, uno chiamato Connect Line, che è, diciamo, il già completo di tutto, tra l'altro completato con l'exterior pack. È una vettura che ha anche i fari LED, i vetri oscurati, i fendinebbia, tutto ciò che la vettura presenta di serie, quindi già molto molto completo. E poi abbiamo il Bose, che l'altro allestimento si chiama Bose proprio perché propone una soluzione di sound all'interno della vettura estremamente premium, ambient light, sicurezza di serie. Io credo che, ecco, queste siano le proposte di valore che vogliamo dare al cliente. Naturalmente il tutto estremamente accessibile tramite le soluzioni finanziarie, che vanno dal finanziamento normale fino al noleggio di Hyundai Finance, e naturalmente, lo ricordo sempre, con la migliore garanzia del mercato. Quindi noi garantiamo i nostri prodotti, tutti i nostri prodotti, 5 anni a chilometri illimitati. È la migliore garanzia del mercato, perché ovviamente non c'è limite di chilometraggio. E quindi un'offerta concreta, ma direi più in generale una Hyundai molto concreta, che, come dire, non si arresta di fronte a quella che è l'emergenza in atto. Lo dicevi poco fa, non solo Hyundai 20, poi ci sarà tutto il rinnovamento anche dei SUV. Noi qui a Safe Drive chiaramente lo seguiremo insieme a voi, magari ci sarà l'occasione di riavervi in studio, spero quanto prima. Andrea, grazie di essere stato con noi. Io saluto Andrea Crespi, in collegamento da Milano, lo ricordo, Managing Director di Hyundai Motor Company Italia, e a presto Andrea, direi. Grazie mille a te, Alessio, e a tutti i tuoi ascoltatori di Safe Drive, a prestissimo con altre novità di Hyundai. Assolutamente, grazie ancora ad Andrea Crespi, e noi proseguiamo con la puntata di Safe Drive. Una puntata di Safe Drive tosta, piena di belle automobili, sicure e confortevoli, alla quale si sta aggiungendo XEV Yoyo, una microcar elettrica a due posti.
YoYo, prodotta dalla cinese XEV, è pronta a sbarcare in Italia a un prezzo competitivo, 6.500 euro. YoYo vanta un po' di sangue italiano nei circuiti perché è stata disegnata dal Politecnico di Torino e utilizza molti elementi stampati in 3D. La potenza del suo motore elettrico è di 10 cavalli e la velocità massima raggiungibile 90 km orari. Pesa 450 kg e può trasportare due passeggeri. Può percorrere, secondo la casa costruttrice, 150 km prima di rifornirsi di elettricità. Un altro asso nella manica deriva dalla joint venture con la rete Q8. La sua batteria, infatti, si sostituisce al volo presso i distributori convenzionati, un servizio che farà dire addio all'ansia da ricarica. Arrivederci alla prossima puntata e se avete proposte, consigli, commenti, non tentennate, scrivete a info@safe-drive.it.